Io mi chiamo Davide Pietrini e sono al terzo anno di dottorato. Ho conseguito la laurea magistrale in scienze filosofiche all'Università di Bologna con una tesi in storia del pensiero scientifico. Il mio progetto di ricerca riguarda l'umanesimo matematico Urbinate. A Urbino, tra il 1500 e il 1600, per opera di Federico Commandino, prese forma un'importante, seppure informale, scuola matematica. Essa fu responsabile del recupero e della restaurazione di molti testi di matematica antica. Commandino fu maestro, tra gli altri, di Guidobaldo del Monte, autore dell'importante Mechanicorum Liber, amico e primo sostenitore di Galileo Galilei. Commandino fu anche maestro di Bernardino Baldi, personaggio poliedrico, letterato, traduttore ed esperto di meccanica e architettura. E Commandino fu anche maestro di Muzio Oddi, architetto influente e ultimo esponente della tradizione matematica Urbinate. Obiettivo del mio progetto è porre in evidenza l'importanza culturale della cosiddetta scuola matematica Urbinate e l'influenza di quest'ultima sulla rivoluzione scientifica e in particolare sulla scienza di Galileo Galilei. Io ho una formazione prevalentemente storico-filosofica. Il percorso di dottorato che ho scelto mi ha permesso di approfondire le mie conoscenze in filosofia della scienza, epistemologia e logica. Queste competenze che ho affinato durante i 3 anni mi hanno consentito di arricchire la mia ricerca, rendendola sicuramente più completa. Il percorso di dottorato Research Methods in Science and Technology è caratterizzato da una forte multidisciplinarietà e io l'ho scelto per questo motivo. Il percorso di dottorato fornisce competenze trasversali utili sia a chi volesse continuare la ricerca e sia a chi fosse interessato alla didattica. Io ho intenzione di continuare gli studi sull'umanesimo matematico Urbinate in modo da poter approfondire e allo stesso tempo maggiormente valorizzare l'apporto scientifico e culturale fornito dalla scuola matematica Urbinate alla rivoluzione scientifica galileana. Infatti sto mandando candidature per postdoc e visiting all'estero.